Allora, benvenuti a tutti ragazzi, benvenuto anche a Mr. Simone Inzaghi che si è presentato ai microfoni nostri, non a quelli di DAZN, quelli di Sky, quelli di qualsiasi altra emittente televisiva, e lo ringrazio perché è la prima live che conduco io e mi fa da un onore pazzesco, Sì, quindi... tucu, sono in live, dai, non mi rompere i coglioni. Sono in live, scusate, ciao, ciao. Sì, vai a fare la doccia, dai, che poi ti ammali e Con non chi ce giochi. l'aveva, mister? Con chi stava parlando? Con Correa l'ho cercato tutta la partita e l'ho trovata adesso negli spogliatoi e adesso rompeva anche, voleva festeggiare perché oggi è il compleanno di Radu. E era un po' distratto, però vi lascio fare, devo andare in conferenza stampa, torno dopo. Dai, ci vediamo dopo, grazie mister. Saluto Simone Inzaghi, ciao Marco, ciao Umberto, saranno i Ciao nostri ospiti Luca, della ciao a serata. tutti. Uno rappresenta il Milan, uno rappresenta l'Inter, poi ci facciamo due chiacchiere anche su Liverpool Villarreal, anche se probabilmente noi tre abbiamo visto poco di Liverpool Villarreal, veramente poco niente, quindi io direi di la liquidiamo subito in poche parole, poche righe e Io vediamo un po' uscire. ne ho visto un pezzettino perché avevo detto tanto sarà una formalità e allora avevo un iPad, ci siamo guardati un pezzettino e Liverpool ha giocato bene, peggio che con noi, meglio che con noi e torno di là. Allora, perfetto, adesso possiamo girare. Ah, dov'è? Ok, abbiamo modificato anche il layout, vediamo se riesco a fare qualcosa. Allora, prima di tutto volevo mettere un attimo in sovraimpressione tutti i link delle nostre, dei nostri progetti, del nostro progetto, il link del sito web, Instagram, Facebook, Twitter, i podcast su Spotify. E anche su LinkedIn, anche se non so cosa pubblichiamo, questo me lo sono perso. E niente, adesso passiamo a voi. Allora, Marco, iniziamo da te, che eri presente anche la scorsa, l'umore è un po' diverso stavolta. Dimmi un po' cosa hai visto, cosa ne pensi. No, ho visto un Inter partire bene, come sta succedendo spesso ultimamente. Questo è un aspetto positivo perché proprio l'errore più grande si faceva in quel mese e mezzo di disastri, lo si faceva più che altro nell'approccio alla partita e poi l'Inter non riusciva mai a recuperarla, diciamo. Invece questa volta, devo dire, è ottimo approccio, infatti. Subito col di Perisic, poi siamo arrivati al tiro tante volte, un auto screener, Lautaro una volta col sinistro in controbalzo e poi un salvataggio incredibile di Teate, mi pare. Poi però il gol ci ha ammazzato onestamente, proprio a livello di atteggiamento ci ha ammazzato totalmente. È un gol che è arrivato da un errore secondo me di Da un Delai, errore del non triplete non ce sbaglio. l'aspettavamo questo poi. No. Da un errore di Vrij, dicevo, perché c'era il marcatore di Marco su Arnautović, che se non sbaglio sul cross è una cosa che non ti puoi permettere, perché se metti di Marco non puoi aspettarti che va a contrastare sulle palle alte. Oltretutto c'era De Vrij totalmente libero da marcature, c'era Perisic su De Silvestri, quindi l'unico libero al massimo in area che doveva esserci era proprio di Marco da marcatore, invece giustamente lui il marcatore su Arnautović ci aveva a segnare. Quell'episodio all'inizio è stato molto arrembante l'Inter dopo quell'episodio, con Perisic che era veramente scatenato, Dumfries si è mangiato un gol di testa, insomma. Poi secondo me Inzaghi è stato troppo spavaldo, diciamo, perché mettere Dzeko e Sanchez, cioè ok che devi andarle a vincere perché devi andare primo, però l'ultima cosa, la prima cosa da evitare, diciamo, era una sconfitta, onestamente. Perché metti caso che il Milan non perde più, ed è una cosa comunque possibile, a quel punto trascendo il gufaggio, comunque puoi sperare in un pareggio del Milan, pareggiando oggi, perché sei a meno uno, recuperi 2 punti in caso e sei sopra. Invece così devi sperare per forza o in 2 pareggi o in una sconfitta, e poi devi vincere tutte. Quindi, insomma, è una sconfitta che ci taglia molto le gambe, soprattutto a livello di morale. Quindi vediamo
come reagiscono contro l'Udinese, che oggi ho visto veramente benissimo, proprio sul pezzo, ha giocato da Dio contro la Fiorentina. E non è la prima partita, cioè non è un caso isolato, è proprio un filotto che sta facendo l'Udinese, sta giocando sempre bene. Anche De Sì. Lofeu è messo in questo momento, da quando Marco Sì. Lai l'ha menzionato nel suo post su Instagram, mettendolo nel punto più alto del suo schema, basta, le partite è diventato Messi e va bene. E va benissimo, cioè milanismo puro e speriamo che lo faccia vedere. Detto questo, volevo chiederti una cosa. La marca di Marco su Arnautovic è sul gol c'è lui, ma non c'è stato solo lì. Cioè, su più cross la marcatura di Marco mi sembrava fosse, cioè, Sì, ma fosse infatti, Arnauto, di Marco deve occuparsi di Arnautovic, ma, sì, quindi è una cosa infatti l'ho voluta. scritto anche, Poi sì. No, ma è una cosa più che altro cercata molto bene cercate dal da Bologna. Arnautovic. Sì, dal Bologna in generale, perché ha lanciato molte volte anche con De Silvestri su Di Marco. Quindi, cioè, tu metti Di Marco, una cosa che per andare in maniera dinamica in area, per sganciarlo come braccetto, per diciamo... Sì, sono d'accordo di Marco Milione dell'Inter nel secondo tempo perché è stato molto propositivo. Infatti, sul gol, cioè, non è che c'è niente da fare, è alto 1,70 m e lo Esatto. metti lì e ti saltano in testa. Il problema è appunto la gestione di De Vrij, cioè tu sei lì, lì del reparto. Ma c'è stata anche un'altra occasione in cui ha tirato sempre di testa Arnautovic. De Vrij si gira verso Di Marco e si lamenta, ma. Cioè, di cosa ti lamenti? Tu te lo devi prendere. Cioè, non è che c'è molta discussione su questo. Tu devi accorgerti, poi sicuramente mancherà comunicazione del reparto in quel caso perché Radu lo deve dire, Di Marco lo deve dire, Devrai se lo deve prendere. Insomma, è stato un bel pasticcio. Poi non capisco perché non ha giocato Bastoni, ma questo è un altro paio di maniche. Ecco, lo ripeto. In live scrivono che in chat scrivono che ha avuto un problema fisico. Bastoni! Non lo Bastoni so. Ce lo dice il C'aveva un mister. problemi, c'aveva un problemino e poi noi pensavamo comunque, cioè, non eravamo previsto che crossassero sempre su Di Marco, che è un nano, ma abbiamo detto, cioè, può darsi che Milan Skriniar riesca a spezzare la gamba a uno di loro e non essere ammonito e non crossano mai. Hanno fatto un cross e Di Marco non c'è arrivato, però ci siamo arrivati con delle problematiche. Noi volevamo giocare a gennaio, va detto, noi c'eravamo e peccato. Perfetto, allora Però ora sì, potrei avevo un problema. chiedere. Era diffidato anche Bastoni. Come Çalhanoğlu che è stato ammonito. Sì, è stato ammonito. Vabbè, comunque, se metti Di Marco, più che altro mi aspettavo un'aggressione più alta col pallone che non ho visto oggi, nel senso, cioè il pressing è molto passivo. Insomma, qualche errore, forse sì, cioè, posso pensare che l'aveva preparata la partita con Bastoni e quindi... Non ha voluto cambiare il game plan nonostante avesse Di Marco, però comunque l'Inter è una squadra che deve avere degli schemi ben precisi con dei giocatori ben precisi in campo. Mi aspetto che vengano eseguiti anche in extremis per dire. Invece non l'ho Scusa, visto oggi, è stato. Marco, scusa, Sì. tu che hai visto di più la partita, perché io poi a un certo punto mi sono messo a guardare Liverpool, no? Perché era un po' più divertente, ma eravamo stanchi per No, no, no. No, te. hanno Bene. fatto delle transizioni difensive belle l'Inter. Cioè, una su con Abbiamo Skriniar molto. creato delle palle gol. No, poche, onestamente, poche, se devo dire la verità. Paradossalmente, quello che ha Più. creato più palle gol è stato Di Marco con tutte le quattro Sì, volte che sì. ha tirato. Tucu, Ha tirato sempre fuori. mi chiami Sanchez, che non abbiamo creato niente. Non abbiamo creato niente. Lui fa i post, è leone, poi non tira. No, lasciamo stare, Scusate, ma Sanchez. Mister, Sanchez è il miglior amico di non deve. Marcello Ponti. Anche oggi, se Marcello Ponti attacca su una corda, è per colpa di Sanchez. Se domani mattina Il non ci risponde, mister sappiamo che è deve colpa capire sua. che lo deve levare Sanchez, non lo deve più mettere. Però non c'è nessun Un altro. monito, per il mister. Eh sì, lo so, però Purtroppo vabbè. Che dobbiamo quelli fare? sono, Quella è la nomina. se non Sì, ha quella è. fatto vincere la Supercoppa la squadra, quindi No, ma in generale Sanchez è da qualche mese che non entra proprio bene. Cioè,
Non so se ve ne siete accorti, però non entra bene da tantissimo. No, è vero, è Quindi vero. Sbaglia, ma è non sbaglia diventato proprio tecnicamente le giocate, sbaglia tutto di concetto. l'Inter, sì, ma l'Inter ha dei tocchi, degli appoggi facilissimi oggi. Cioè, proprio quello di Marco, rado. Marco, Sì. Marco si sta leccando ancora le ferite per il fallo di Giroud. Sì, ma immagino, cioè Non sono si è cose ripreso, che ti segnano, non si è sì, infatti, ripreso. ma immagino, sì. Ma No, no, io ma penso immagino. che è dura. È vero, per un Dura. giocatore, certo, fai perdere il derby decisivo per la squadra, è dura riprendersi, infatti, che se ne vada tranquillamente. E sì, la mia identità ve l'ho fatta scoprire subito perché tanto credo fosse anche pa abbastanza palese che fossi io. Cioè, mi hanno bannato ieri sera perché, giusto perché ho chiesto a Marco di non rovinare i discorsi menzionando Iniesta e Xavi. E scrivendo la parola picchiare su Facebook, a quanto pare questa parola non si può scrivere, mi hanno bannato per 6 giorni stavolta. Ma tutto questo parte da 6 mesi fa, quando ho augurato qualcosa a Çalhanoğlu al popolo turco, e a quel punto lì Io ormai questa sono sera ne attenzionato. ho presi 30 perché ho detto che avrei voluto inseguire Teate con un missile nucleare e mi hanno bannato per 30 giorni. Beh, i missili nucleari sono gravi in questo momento, No, ho però è un scritto questa attimo cosa. di filo russo, eh. Cioè, ho capito, Comunque, però. ragazzi, a Milano gira una voce che già da mesi si diceva, già per Kakir, che forse la Turchia non è che fosse così necessaria. Ecco, sembra che è un paese, però ci dissociamo anche noi perché abbiamo gli arbitri Diciamo migliori al assolutamente. mondo, incluso Kakir, che è turco-italiano. Tra E l'altro è niente. stato cacciato da arbitro internazionale tipo un mese fa, Cosa? diciamo Sì, sia la soltanto rimossa dalla dagli Turchia. arbitri internazionali, grazie Sì, adesso a fa l'inviato di guerra per la Turchia. Mister Inzaghi le fanno una domanda: se può confermare la classifica reale, qual è quella reale? Se quella che vediamo adesso oppure quella reale reale? Ma nella classifica reale noi abbiamo giocato a gennaio e abbiamo 3 punti in più e siamo lì a battagliare. Sono episodi, lotteremo fino alla fine. Non posso dire altro, basta. Certo che c'è rammarico. C'era rammarico. Invece tu come hai visto la partita oggi? Ma io mi aspettavo che l'Inter, dopo quell'inizio, finisse il primo tempo. Ho scritto anche sulla chat di Spazio Milan: finisse il primo tempo avanti 3-4-0, anche perché quel gol arriva dal nulla. Un gol bellissimo, tra l'altro, in cui ha fatto la battuta che Skorupski non lo poteva prendere. Non poteva prenderlo, ovviamente. Era un missile da 16 metri, quindi era un gol pazzesco. Io pensavo che avrebbe stravinto la partita. Anche perché l'Inter, perlomeno negli ultimi 2 anni, l'Inter di Conte. Mentalmente era una squadra più forte delle altre, vinceva su quello, oltre a essere più forte anche nei giocatori, vinceva soprattutto di forza nei momenti difficili. Non mi aspettavo. Questa cosa che ha fatto Radu è un puro caso, cioè non è una cosa che ricapita spesso. Quindi la sconfitta è casuale, però la prestazione comunque non è stata. Non mi aspettavo una prestazione molto più arrembante, più cattiva. Alla fine non hanno, come ha detto Marco bene prima, non hanno nemmeno avuto grosse occasioni. Per vincerla, cioè o per segnare il 2-2 o per segnare l'1-2 quando erano 1-1, non è stata una prestazione a livello non c'è stato paragone con la Roma. La Roma è stata totalmente devastata. Io ero allo stadio a vederla, non c'è stata proprio partita, cioè la Roma non riusciva a giocare. Oggi no. Bologna mi aspettavo che non si sarebbe scansato perché comunque è una squadra che ha fermato il Milan, ha fermato la Juve, quando ha fatto la Juve ha Io ho vinto fatto 1-1. 1-1, ecco. Non mi aspettavo che si sarebbero scansati, però comunque una squadra che non ha obiettivi e salva tranquillamente, non è che si lotta qualcosa in particolare. Quindi mi aspettavo che avrebbero fatto una prestazione meno gagliarda. Invece, complimenti al Bologna, grazie Sinisa Mihajlovic, le mie gufate hanno funzionato, a parte questo. Infatti in questo periodo ho visto tante analogie con Milan-Bologna, cioè nel senso loro sono messi dietro, tanto quello è il loro mestiere, sono messi dietro, hanno aspettato, sono ripartiti, poi con il Milan fortunatamente non hanno fatto gol, oggi ne hanno trovati due e quello ha fatto tutta la differenza del mondo perché alla fine come il Milan non aveva creato praticamente niente contro il Bologna, ha
Allo stesso modo l'Inter ha creato poco, salvo il gol fantastico di Perisic. E a quel punto lì, però, ha fatto veramente fatica, anche dopo il pareggio sull'1-1, ha fatto veramente fatica l'Inter a trovare dei varchi per andare in profondità. Sì. Marco, c'è Senza tante dimostrazioni di affetto per Marco, che è coraggioso a presentarsi scusate oggi in aula. che c'è Brozo che faceva il coccodrillo in doccia e è scivolato Sanchez, e forse infortunato, magari a qualcuno come letto Marcello poteva interessare. Ecco. Brozo, smettila. Grazie a Dio. Meno male. Ricky, è esattamente così. Il Bologna ha fatto un campionato inutile, cioè nel senso è partita fortissimo, sembrava che dovesse essere la squadra rivelazione, a un certo punto ha smesso di giocare perché ha fatto i punti che le servivano e la Perfetto. salvezza era molto più che raggiunta visto il livello delle altre, non poteva andare né su né giù, quindi ha smesso di giocare e poi ha cominciato a fare punti importanti, Ogni pesanti. uno di Milano. Più che Esatto, altro la quindi... faccenda di Mihajlovic l'ha compattata inevitabilmente, ma Vero. si vede proprio. Cioè, Arnautovic le ultime partite le ha giocate con Con la il morte sangue agli occhi. negli occhi. Sì, ma è devastante. Ma Tra pure contro l'altro, Milan ha il fatto Bologna partite. paradossalmente ha avuto anche un'occasione enorme di fare il 2-1 prima dell'errore di Radu, cioè quella che Skriniar ha salvato su Sì. Arnautovic, cioè quello era entrato in porta praticamente col pallone, e se non ci fosse stato Skriniar che lo fermava all'ultimo, avrebbero fatto prima il 2-1. Quindi paradossalmente ha addirittura avuto più occasioni per fare il 2-1 il Bologna rispetto all'Inter. Questa cosa per me è stata del tutto inaspettata, nonostante credo il possesso palla sia stato. Non so, non ho visto il dato, ma Però credo noi che sia abbiamo nel fatto primo molti più lugar. tiri. Io non ricordo parate di Radu, ricordo un errore di Radu, ma non ricordo parate. L'ha raccolta due Meme, volte da comunque è solo. vero, sì. La cosa è vera, sì, Radu non ha fatto una Non ha parata. fatto Ah, parate. Sì, ma hanno fatto due no, volte un forse tiro. l'Inter ha avuto una grossa occasione sul calcio d'angolo che Skorupski ha respinto su un colpo di testa di non mi ricordo chi. Di Correa. Sì, no, ma comunque ha avuto pure Solo quella credo un'altra. sia stata l'occasione più grande della partita per l'Inter, e comunque era una parata quasi centrale, non era niente Sì, di no, ma pazzesco. l'occasione più grande che ha avuto l'Inter dopo Sarà l'1-1 è stata. incredibile! Perfetto. È stata quella di Dumfries, il colpo di testa. Quella è stata la più grande, abbastanza nettamente. Poi dopo quello, quei quattro tiri di Marco, che comunque erano quattro, anzi due su quattro erano ottimi tiri, però troppo poco alla fine dei conti. Le occasioni più grandi, si conferma la squadra dell'Inter che va più che altro affollate, ecco, perché dopo l'1-0 ho avuto due occasioni grandi e dopo quelle stop sostanzialmente. Tra l'altro, Quindi Simone Inzaghi conferma il fatto che le sue squadre non. Cioè, adesso ha fatto una buonissima ripresa dopo la vittoria con la Juve, però i suoi gironi di ritorno sono stati, credo, storicamente sempre deficitari anche con la Lazio, credo. La sua media punti si abbassava tantissimo dal girone d'andata al girone di ritorno, e si è confermato anche con l'Inter, così, indipendentemente da come finisca il campionato, ha avuto un girone di ritorno assolutamente non all'altezza dell'andata. Come spesso gli capitava, come sempre gli è capitato. sì, Sì. lo poteva ancora salvare con stasera, magari con un filotto di vittorie, però vediamo come fanno queste ultime Nulla. quattro partite. Ah, Anche sull'Udinese volevo dire, l'ho perché. visto tutta la partita oggi. Non mi aspettavo che la Fiorentina ha degli obiettivi. La Fiorentina ha degli obiettivi, ma comunque è lì per l'Europa League. La Champions League è lontana, però l'Europa League è lì. Ma probabilmente non hanno neanche voglia di andarci, come al solito, che squadre giocano, si sfidano a non andare in Coppa. Però l'Udinese mi ha veramente impressionato, ma giocatori a cui non dai un euro, tipo Makengo, ha fatto una partita clamorosa, o non so chi, Wallace. Fiorentina darà tutto domenica. La Fiorentina darà tutto domenica. Ha risparmiato le energie per giocare a San Siro. Fiorentina non può perdere 3 partite di fila, quindi Esatto, vincerà sicuramente la prossima. Ma comunque, nel mentre sono andato a prendere le statistiche di Milan-Bologna, le statistiche di Bologna-Inter, e cioè, li si possono veramente sovrapporre. Cioè, il Bologna con l'Inter, il possesso palla è 42-58, col Milan 46-54. L'Inter fa 3-26 tiri, di cui 7 in porta, contro i 5 e i 3 in porta del Bologna, mentre il Milan contro il Bologna fece 33 tiri,
contro gli 8 del Bologna, di cui 7 in porta al primo e 4 in porta al secondo. Sono praticamente due partite sovrapponibili completamente. Poi adesso tutte le statistiche avanzate non ce le ho, e quindi tutta l'analisi più completa non la possiamo fare, però proprio ad occhio mi dà probabilmente la stessa identica impressione che avevo avuto, uguale. Tra l'altro anche lì l'occasione più grande del Milan arrivò sul colpo di testa di Giroud centrale parato da Skorupski. Oggi Humphries che ha mancato la porta, e Correa che è stato parato alla stessa maniera di Giroud, quindi si conferma anche sovrapponibile su questo punto di vista. L'andata del Milan contro il Bologna, no, il ritorno, Ricky. Ci sono tante domande in chat. Ci sono tante domande in chat. L'interazione è importante. È importante interagire. Lei, mister, ed è Hakimi o Dumfries? Chi è più forte? Vabbè, non so. Non so se la mia risposta può far bene all'ambiente, preferisco non dire niente perché insomma è più buona la cacca al cioccolato, sono domande un po' difficili, ecco. Però Dumfries è un bel giocatore, ci teniamo lui. Abbiamo un'altra domanda da parte di Lavandino Otturato, che è un utente di cui non avevo mai letto il nome, quindi ti ringrazio per essere qui. Se vuoi puoi seguirci sul canale, puoi fare la sub con Amazon Prime ed è anche gratuita per sostenerci, e adesso ti facciamo rispondere direttamente dal mister. Puoi anche donare qualcosa a Interspac, che sono soldi che aiutano a pagare gli stipendi, che abbiamo sempre bisogno, anche perché siamo con un po' di problematiche. E, anche noi abbiamo un lavandino otturato e ci daresti una mano, anche con 2 euro... ci aiuti anche solo per la guarnizione. E invece la domanda, no, è Sarri che sa meglio degli arbitri, lui sa se ci sono stati arbitraggi molto orientati. Io sono i migliori al mondo, i nostri arbitri, va bene così. Perfetto, una bella risposta democristiana, non me l'aspettavo però da mister Simone Inzaghi. E invece andiamo a prendere ecco, questa va bene, possiamo anche passarla un pochino oltre. E invece beh, abbiamo fatto 20 minuti di Inter, ma ditemi un po' del weekend di calcio del Milan, perché io alla Bobo Vieri non ho letteralmente visto nulla questo weekend, ho solo recuperato il Milan lunedì pomeriggio e mi è piaciuto molto. Per fortuna abbiamo vinto, perché altrimenti avrei spaccato il televisore anche se l'ho vista dopo. Però ditemi un po' cosa avete visto voi, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Partiamo dal Milan magari, ma partiamo da Umberto che l'ha vista. Il Milan, solita partita. La Lazio si abbina benissimo al Milan, si è visto. Si abbina benissimo, tutte e tre le partite sono state dominate dal Milan totalmente. Sia in Coppa Italia, sia in campionato, sia il ritorno. E la differenza è stata che all'andata facevamo gol continuamente, e in questa abbiamo sofferto molto di più, non perché loro abbiano fatto qualcosa di particolare, loro hanno svariato in difesa continuamente, che era una difesa terribile, e noi non abbiamo fatto gol fino al 92esimo. Quello è, occasioni su occasioni, Stracoscia che per la prima volta in suo campionato para, cose del genere. Leao ha cercato di vincere la partita da solo, c'è quasi riuscito, l'ha pareggiata da solo per fortuna. Ma a parte quello, è chiaro che il problema è che se il Milan avesse avuto un minimo di forza offensiva in più, ovviamente avrebbe già vinto lo scudetto probabilmente, quindi quello è stato il difetto principale. Ma soprattutto si è visto che è cambiato durante la stagione più che nella partita, capito? Perché all'andata i gol li facevamo, non era così, però ci sono giocatori che sono completamente spariti dalla zona offensiva, un Brahim Diaz, Salemakers, vabbè, che non è mai stato un goleador, ma non ha centrato più la porta. Lui nel girone di ritorno non ha centrato la porta, ha fatto un gol, credo, non mi ricordo, alla Salernitana, non me lo ricordo neanche. Alla Salernitana. Alla Salernitana, sì, di sinistro. Tra l'altro. Sì, un bel gol l'ha fatto. Messias l'ha fatto il gol più importante della stagione, ma è stato, purtroppo, è sparito quel gol. Quindi c'è stato un... Ibra è sparito. Ibra ha fatto 8 gol. Quello Madrid intende contro l'Atletico? No, non proprio quello. Quello allo Spezia. Poi Ibra è sparito. Ibra ha fatto 15 partite nel girone d'andata, credo 8 gol. Nel girone di ritorno ha fatto 0 gol. Quindi
il Milan ha avuto solo un reparto offensivo basato soltanto su Leao. Quindi, se avesse avuto un reparto offensivo, non dico composto da quattro grandissimi giocatori, ma almeno da qualche altro giocatore che consente a Leao di non essere costantemente raddoppiato, triplicato, se di spostare tutta la difesa verso di lui, avrebbe fatto qualche punto in più. Invece così sanno che il trequartista è innocuo, alla destra se gli dai palla è un dramma, e la punta sta lì ma lo marcano in due, quindi non è che può fare tanto il Milan. Sì, per fortuna Giroud su tutte le palle lunghe le Giroud, prende esatto. tutte, per fortuna. Soprattutto segna nelle partite importanti, segna sempre. Ha segnato contro l'Inter, ha segnato contro la Roma, ha segnato contro la Lazio, ha segnato contro il Napoli. Quindi non ha fatto 25 gol, ne ha fatti non so, 9? 9 gol, credo. Ne ha fatti 9, no, 9, 9, di 9. praticamente tutti nei big match, se non una doppietta a Cagliari e qualche altro gol sparso così. Ma sono tutti quanti gol decisivi in partite importanti. Solo che chiaramente dovresti fare gol, qualcuno dovrebbe fare gol anche nelle partite meno importanti. E io ero allo stadio, ripeto, a vedere Inter-Roma e ero convinto che l'Inter avrebbe vinto tutte e cinque le partite rimanenti, vedendo come ha giocato, perché è stata veramente travolgente allo stadio. Cioè, la Roma, per quanto venisse da 13 risultati utili consecutivi in campionato, a parte la prestazione di Mancini che non è sceso in campo, o Zalewski che non marca, ma sono comunque quando ti prestano così forte e giochi come ha giocato l'Inter, che il risultato era anche molto stretto, sinceramente, il 3-1 è stato un risultato stretto contro la Roma. Quindi niente da dire, aspettavo che avrebbero vinto La tutte le cosa partite. strana è che io, allora, ho già ammesso di non aver visto le partite, quindi non ho visto letteralmente nulla di Inter-Roma. Ho fatto oggi il post sulle statistiche avanzate e guardando le statistiche ho detto, com'è possibile, ho sentito da tutti che la partita è stata così squilibrata, tutto verso la Roma, perché i numeri dicevano, oh, una partita equilibratissima, che non aveva assolutamente senso. Infatti questo è come per dire i numeri, ok, li devi guardare fino a un certo punto, ma sono rimasto veramente stupefatto. In questo caso, molte volte hanno ragione i numeri. In questo caso, ripeto che ero lì, è stata davvero una partita. Non c'è stato molto, molto da vedere. Cioè, il gol di, per dire, quando ho visto il gol di Mkhitaryan, non ho neanche visto il gol. Cioè, ero a guardare il telefono perché la partita non aveva più niente da dire. Ma mio amico mi ha fatto così alla spalla, ha segnato Mkhitaryan, per dire, cioè, per quanto fosse era scontato che la Roma non riuscisse a fare niente. Ma quando vedi che segna Lautaro Martinez, che è 1,74 su calcio d'angolo, o quella marcatura su Dumfries, significa che una squadra è in campo e l'altra non è in campo, e che una squadra è molto più forte dell'altra. Quindi quello è. L'Inter mi sembrava lanciatissima, invece stasera sono rimasto molto sorpreso per il Più risultato. che altro contro Scusate, la Roma. ma invece di fare del servilismo, Camel, puoi leggere qualche commento? Rispondiamo a qualcuno? Ma no, ci stiamo solo dando dei servi in questo momento, quindi parlavano di Si sta parlando solo Augol. di noi. Secondo me portate un po' sfortuna. C'è questo Umbertino che per me non è. Per me lui lo fa poi, dice forte l'Inter perché vuol gufare. Quello sicuramente. No, beh, magari sì, io ho fatto anche un bel post su Instagram con dei numeri. Marco, stai cercando su internet come far sparire un corpo. Ti dico, Alexis Sanchez è già messo male. Se lo vieni a portare via, ti siamo grati, eh. Ci mettiamo d'accordo, poi qualcosa pure con Corrado organizziamo. Poi Sì, non chiedere dei vediamo. soldi che siamo un po' No, no, così, no, siamo un so po' la corti. situazione. Ecco, No, no, so la Messias questione della situazione. Messias non male domenica, e infatti l'ha sostituito. Una delle poche partite, una delle migliori partite che ha giocato Messias. I cambi di Pioli sono stati criminali contro la Lazio. La partita è andata bene perché l'hai Bravo, vinta 2-3, Giulio. ma Bravo, era da mettere Giulio. le manette e portarlo via per quei cambi. Leao tolto all'87esimo di una partita che devi vincere. Cosa fa 4 minuti più in campo? Cioè, Ah, quello è stato infatti mi avete davvero. fatto impazzire, io non la vedevo, ma leggevo i vostri messaggi, leggevo, to ha tolto Leao, no, è impazzito, cosa sta facendo? Io ero lì e ho detto, no, cosa sta succedendo? Vabbè, Cosa ci ha succede? Ma pensato Mario, dice poi. vista da allenatore, però Leao era inciampato prima in area, è stato giù 30 secondi, non è andato su una respinta, e sembrava un po' cotto, ecco, quindi metti sale maker così sai che comunque in porta non tiri e non ti fai le illusioni, per cui ha messo sale maker per dire così Alexis scopre e va Tonali in area che magari fa gol. Alla fine ha pagato, perché Leao non ha mai tirato, ha tirato dei passaggi al portiere, ecco.
Ma Leao non tira mai, non sa tirare, quello è un fatto. Sì, E qua, sì, gli infatti devi Alex migliorare l'inquadratura, sbagliati, Leo, questa grande perché citazione. sì, Leo Allora, deve aspetta che migliorare. riprendo una cosa che avevo visto prima. Allora, qua mi sa che ce l'ha con te Umbertino. Eccolo qua. Allora, sul gol di No. Zaleski, esterno ventenne, che cazzo c'entra? Mourinho, no, l'atteggiamento di squadra. Ma l'atteggiamento di squadra non è legato solo a Zaleski che sbaglia su quell'azione, è legato a tutta quanta la partita. Quindi la Roma è partita bene, come avete ben detto, non so chi l'ha scritto, che ha sfiorato il gol, dopodiché è sparita dal campo. Cioè, fino al gol di Mkhitaryan non ha avuto una singola occasione di fare gol. Ha preso soltanto gol e ha rischiato di prendere gol. Quindi la Roma è durata. A che minuto ha avuto l'occasione di fare gol? Al decimo, non lo so. No, alla fine, al culmine, ha fatto una prima mezz'ora molto buona, poi ha avuto quella occasione nel trentesimo, poi subito dopo l'Inter ha Non è colpa segnato. di Zaleski, per carità. La Quella sicuramente è stata una difesa che mazzata si va a trovare psicologica così per la impreparata Roma. non è colpa sua, ma comunque No, si vede che si infatti, abbina male infatti. all'Inter, ma si è visto in tutte le partite della stagione che si abbina male. Vabbè, comunque, sì, ma infatti la Roma è scarsa, tra virgolette, ma più che altro la Roma mi dà sempre quell'impressione che magari, che so, la squadra piccola può prendere di sorpresa la Big e fare un buon risultato, invece la Roma, la squadra Big, l'affronta come una Big, manca quel centesimo per fare l'euro. Detto ciò, comunque, la Roma ha giocato benissimo in Big Match quest'anno, a parte quelli col Milan e quelli con l'Inter, anzi la prima mezz'ora con l'Inter è stata buona, niente di che, ma niente di brutto, ecco, poi gli ultimi 10 minuti ha spinto molto. Quindi Paradossalmente la più che migliore l'ha altro. fatta con la Juve, che in cui ha Sì, dominato per vabbè, ma lasciamo. 50 minuti e poi ha perso in modo incredibile. No, ma ripeto, la Roma a me è piaciuta molto quest'anno come atteggiamento. Poi ha dei difetti strutturali palesi, cioè proprio costruita male a rosa. Sono partiti, come hanno scritto molti anche sul gruppo, con un Fonseca che voleva partire dal basso con Ibañez, Smalling, Mancini, senza neanche un mediano. Senza neanche un regista, quindi deve lavorare su quell'aspetto. Ora Mourinho, certo, ha preso Oliveira, che non è un primo sfogo della manovra ed è abbastanza soft come centrocampista, è già un inizio, però manca qualcosa alla Come Roma. Carl Anthony Towns, anche lui è soft. Po' di più, però. L'altro, per parziale È giustificazione alla Roma, adesso che. successo, allora Moviolino, è successo che abbiamo perso una partita e qua stanno facendo il funerale all'Inter. Fanno i complimenti, dicono che eravamo forti, però poi abbiamo perso. Allora, no, tranquillo, Brozo, Alexis lo mettiamo in partitina contro Milan che gli spezza la gamba. Non ti preoccupare. A posto, scusate. Ma ancora in ispiratore siete, mister? Cioè, sono passate Sì, 2 ore. aspettiamo perché c'è un buffet per doveri che è qua con noi, fra un po' arriva, e ha dato tutto anche lui, ma non ha potuto fare niente e lo aspettiamo perché ci sono i pasticcini di Radu. E qua Manolo, se fosse in live con noi, Manolo mi sa che se la prenderebbe parecchio, perché va bene tutto, ma questi sono insulti pesanti. Tra l'altro, una Allora. delle cose che si è notata in Inter-Roma, la Roma ha schierato un centrocampo improponibile perché purtroppo aveva delle assenze, che era Kiko Mkhitaryan e Oliveira, che si vedeva che spesso finivano fuori posizione. Cristante si è sentito tantissimo la mancanza rispetto alle altre partite, anche se non è, per me non è un giocatore molto forte, però comunque il suo fisico e il fatto che a centrocampo si sappia stare di fronte a gente che non è mediana, anzi addirittura fanno gli esterni o i trequartisti. Si fa tutta la differenza del mondo. Infatti l'Inter, che ha un centrocampo forte, ha preso il dominio dopo poco tempo, quindi anche le assenze sono state pagate da Roma. Quindi sembrava che me la stessi prendendo con la Roma, ma in realtà non era contro di loro. Semplicemente per me l'Inter è stata molto più forte, al netto di tutto. Allora, riprendo un commento. Allora, ritorniamo su Messias qua, perché Nico Dorizzi ci ha fatto un po' di domande su Messias, ha fatto un po' di affermazioni su Messias, che dovrebbe vedere trequartista, dovrebbe vedere un po' più al centro del gioco e non sull'esterno. E poi Sì, conclude lo così: lo riscatterà secondo voi il Milan Messias? Stante il fatto che possibile. Crotone, da cui dovrebbe tornare,
è già retrocesso in Serie C. No, secondo me è possibile anche che, non so, quanto è messo il ritardo. 3,2 milioni di circa 3,2 milioni di prestito oneroso, credo il riscatto sia tipo 5 milioni e mezzo, una roba del genere. Vabbè, Sarà tipo proprio. magari fanno una cosa alla Tonali e si fanno abbassare il prezzo di riscatto di 2 milioni per dire possibile, Allora. ma ci starebbe, perché alla fine voglio dire, io sono il primo hater, diciamo, di Messias, perché come ho già detto anche a Umbertino, mi pare in uno spazio commenti si fa molto trovare se, con la palla Messias, cioè come se vedete l'heatmap è sempre lì, proprio, sai dove riceve, e questo per una squadra come il Milan che è molto statica, soprattutto ultimamente in attacco, perché lo schema è palla Leao, speriamo. Ovviamente non ve la prendete molto, detta molto alla leggera. È così. E Stai un po' sminuendo il lavoro di un collega che stimo e questo mi dà un po' fastidio perché palla No, Leao no, e speriamo mi no, sembra un po' santo. ingeneroso perché è primo in classifica, 2 punti sopra di noi, con un po' di episodi sfortunati, va detto, e bisogna anche dire che ci sono degli altri schemi. Cioè Vabbè, sì, la palla la lunga forza per del Milan è. Ibra, i cross sbagliati di Rebic. I tiri al passaggio al portiere di Saelemaekers, il rientro alla Suso di Messias. No, ma ovviamente ci sono. C'è dietro altro oltre a palla Leo, speriamo ovviamente. Però è per dire comunque che la fase offensiva del Milan ultimamente è un po' statica, solo questo, ma ovviamente i meriti del Milan ci sono in tantissime altre cose. Detto ciò, Messias Però comunque. domenica non ricordo parate di Maignan, non ricordo parate di Maignan domenica. Infatti, allora, sì, ma infatti la fase difensiva molto alta è ottima quella del Ricordo Milan. molte parate di Stracoscia Di invece, Stracoscia, sì. molte. Sì, ma Anche anche una perché fuori poi. area. Vabbè, ora. Mister, è un attimo ucciso il suo personaggio, che è successo? È stato bravo, no, guarda che quando un portiere esce deve essere bravo e Stracoscia è bravo. Nelle uscite è migliorato. Nelle prese basse soprattutto, anche fuori area. Sì, è stato bravo. Allora, per No, quanto mi riguarda, io riescono anche Messias. quest'altro modo di giocare del Milan, palla a teo e allargatevi, quindi può essere un altro punto di vista, però rientrava Che bella bene il fase. gioco di Leao. Anche Sì. perché Teo No, sta l'ho andando dentro il detto. campo in questo momento, quindi Sì, ci ma sta. l'ho detto anche la scorsa, voglio dire, la maggior parte, cioè molte azioni di Milan sono presa di Maignan che fa partire Teo e parte poi contro una squadra contro la Lazio che ha movimenti difensivi molto, come dire, collettivizzati, ecco, vedi i quattro di difesa che sono sempre molto, molto, diciamo, sulla stessa linea, fanno gli stessi movimenti, eccetera, contro una squadra come il Milan, che in transizione penso sia la squadra migliore del campionato, anzi sicuramente la squadra migliore del campionato, va a nozze. Quindi, sotto questo punto di vista, il Milan, niente da dire, con le difese schierate, come la maggior parte delle squadre di Serie A, fa un po' fatica ultimamente, perché Saelemaekers è quello che, anche se è meglio di Messias in campo, onestamente. Messias sta giocando male, a livello tattico è molto limitante. Brahim, l'abbiamo già detto tutti. Giroud, come ha detto, segna solo nei big match. Insomma, c'è un po' da lavorare sotto questo punto di vista. Secondo me, non come idee, perché Pioli fa benissimo tutto, ormai lo stiamo vedendo, più che altro come organico. Quindi, quest'estate bisognerà vedere Milan come interverrà. Comunque. Il riscatto di Messias non credo sia, cioè ci starebbe alla fine un buon backup per le squadre, diciamo, più chiuse, più per le squadrette, ecco, diciamo così. Sono d'accordo anche io, poi dipende qual è la direzione che prende Milan con C'hanno i la soldi, possibile questi nuova c'hanno i proprietà. soldi adesso. Questi li hanno Quella è la comprati, hanno i preoccupazione. soldi, questi comprano e dopo noi abbiamo delle problematiche, faremo fatica, faremo molta fatica e vedete mi fa anche più giù la voce perché sarà anche più difficile perché l'anno prossimo questi spenderanno ancora e già prendono Origi.
che è un finalista di Champions, che è riposato, arriva riposato. È dura. Allora, due domande le vado a prendere. Beh, Milan 9 performance, Marco, grazie per aver recitato questa grande affermazione degli ultimi anni. Allora, Mister Lee, può davvero pretendere 320 milioni di euro? No, sapete questa storia? Avete sentito di questa storia qua? Sì. Cioè, ha chiesto veramente i soldi indietro a Elliot nel caso in cui Elliot cedesse la proprietà? Sì, ha chiesto sostanzialmente la plusvalenza che Elliot farà tra i soldi che gli ha dato per comprarlo, i 740 milioni, e i 1 miliardo e 180 milioni che prenderà da Investcorp. Ma la vicenda di Lee è qualcosa di surreale. Cioè, ho scritto un articolo ed era una roba imbarazzante. Cioè, lui non ha niente. Sostanzialmente in Cina gli hanno sequestrato persino il passaporto. Cioè, a lui e alla moglie per i debiti contratti durante l'affare Milan. Quindi questa è una fantasia uscita subito. Anche perché ci sono dei contratti lì. Elliot ha preso la società da lui in escussione di pegno perché non ha pagato i debiti. Quindi non credo possa richiedere niente. Sapeva a cosa andava incontro. Soprattutto quando i suoi finanziatori l'hanno abbandonato in massa prima del closing del 2017. No, Quindi ma è una esatto, fantasia di mercato. ma poi veramente io non capisco come abbia fatto a comprare Milan, dove abbia trovato le garanzie per comprare il Milan, quindi. Aveva, la cordata era formata da numerosi soggetti misteriosi cinesi, soldi provenienti dalle isole vergini americane, cose del genere, cioè società, scatole cinesi, società inesistenti e tanta altra roba che hanno versato mano a mano ste caparre misteriose. Però è una vicenda su cui, tra l'altro, cioè, c'è un'indagine della Procura di Milano da Sì, anni. c'era il PM greco che indagava perché aveva indagato anche su Berlusconi per questo fatto, perché ci pensava che fosse Che fossero società riconducibili a addirittura. lui. Esatto. In realtà è una cosa così intricata che non si è capito niente. Poi c'erano anche dei due affaristi napoletani, Salvatore Cerchione e D'Avanzo, su cui era Ah stata sì, fatta l'indagine di il grande Report. servizio di report, sì. Esatto, che non si è mai capito Facendo. chi cazzo fossero, dove fossero usciti, scusate, dove fossero usciti, robe del genere. Quindi una cessione inesistente che questo tizio non aveva assolutamente niente in Cina. Cioè, come se io acquistassi il Milan o l'Inter. Per dire, questo non aveva niente. E la sua garanzia erano delle misteriose miniere di fosforo in Cina, che tra l'altro non erano neanche di sua proprietà, erano l'11% era sua, di una società pignorata, cioè una roba, una vicenda surreale, surreale. Cioè, una roba che manenti e nulla a confronto. Cioè. Sì. Allora, Marco, torniamo su di te. Purtroppo mi spiace. Çalhanoğlu, cosa ne pensi? C'era solo una cosa veloce. Sansone mi ha detto che l'avrebbe detto anche ai microfoni. Infatti, l'ha detto, si è scusato. Ha detto: Mister, mi dispiace, ma non potevo lasciare la palla perché forse da rimessa laterale poi non valeva. E ha detto che ha chiesto a Maldini se l'anno prossimo va bene anche un prestito, se risulta decisivo, per anche gratis viene. Fa, anzi, va. Scusate, un lapsus. Ah, come esterno va bene, come backup di Leao. Adesso non ce l'abbiamo il backup di Leao, quindi va bene, Sansone. Ma Saelemaekers avrebbe sbagliato quel gol, o l'avrebbe fatto, Ma sarebbe sbagliato. inciampato. Io, a me sembra averlo già visto sbagliare, con Napoli mi sembra averlo già visto sbagliare. L'avrebbe ripassato indietro. Un tacco. Torniamo a Marco, cosa ne pensi di Çalhanoğlu? Perché anche io ho avuto un pochino questa impressione che non, ogni tanto si perde durante le partite. O parte decisivo dal primo minuto, oppure durante la partita si perde e risulta quasi deleterio per la squadra. Come ho detto l'altra volta, anche è stato sicuramente tra i migliori 5 giocatori dell'Inter. Solo a livello di big match è stato sempre, diciamo, abbastanza costante, a parte sempre il famoso mese e mezzo in cui tutta l'Inter è calata, onestamente. Quindi non ha mai fatto la differenza, non credo. Anche contro il Liverpool è stato fondamentale. Contro il Milan ha giocato benissimo il derby ritorno. Quindi, guarda, non dico che ha spostato gli equilibri, ha fatto la differenza, però comunque è stato, ha disputato un'ottima stagione. Poi, onestamente, è stato anche a volte l'unico dell'Inter a giocare. Allora non mi ricordo benissimo le partite in questione, magari dopo mi verranno in mente, però
Certo, è sicuramente un giocatore anche lui molto distintivo, diciamo, molto che ha bisogno anche che i suoi compagni girino al meglio per giocare bene. Penso soprattutto al fatto che tra i primi per shot creating action, mi pare, ma lo sono anche tutti i centrocampisti dell'Inter praticamente, quindi Sì, è da vero. quel punto di vista è stato molto molto trascinato, tra virgolette, però è stato a volte anche trascinante perché Trascinato. comunque lo metti nella giusta posizione come è successo da novembre in poi e anche se a quella giornata no, in cui sbaglia i passaggi, tipo oggi per dire, ha fatto tantissimi errori tecnici, ha comunque sempre il posizionamento giusto e il timing giusto per giocare bene, soprattutto in fase di pressing e in fase di riconquista del pallone. Quindi io nel senso sono soddisfatto del suo rendimento quest'anno, per quanto io sappia che comunque per fare il salto serve un giocatore diverso, cioè tra i tre dell'Inter a centrocampo, il primo che venderei e che sostituirei per dire con un De Paul sarebbe lui, sicuramente, però a me onestamente è soddisfatto quest'anno, anche a livello di leadership, a volte ha fatto vedere belle cose, e non me ne aspettavo, che sembra un po' nel suo mondo a volte. Sì, neanche io mi aspettavo avrebbe avuto questo impatto sull'Inter, cioè, l'ho visto qualche anno al Milan, credo che anche Umberto condivida la mia opinione. Io sono sempre stato un fan di Calhanoglu quando era al Milan, Ah, dal ok. primo anno, quindi non ho Allora non mai condividi la mia opinione. sto morendo, scusate, e Inzaghi mi ha avvelenato. Sono sempre stato un suo fan, solo che e me ne infatti litigavo con tutti quanti i tifosi del Milan che dicevano che Calhanoglu era una merda, che era un giocatore insopportabile. Effettivamente era così i primi anni, a me era un mio feticcio da quando è arrivato dalla Germania, perché è arrivato con gli stigmi di un fenomeno, di quello che si chiama le punizioni da centrocampo, la famosa punizione al Borussia Dortmund, un sacco di cose. Secondo me all'Inter è stato uno dei migliori, come ha detto Marco, è stato uno dei migliori 5 giocatori della stagione. Chiaramente lui non è un fenomeno, quindi non può essere investito di eccessive responsabilità, che è quello che ha fatto il Milan nei primi anni. Il Milan nei primi anni ha cercato di addossare queste responsabilità da trascinatore a Calhanoglu, come lo faceva con Bonaventura, come lo faceva con Suso, quando non c'erano giocatori capaci, quello che aveva i piedi un po' migliori diventava il fenomeno della squadra. Quindi all'Inter il suo ruolo è stato responsabilizzato di meno, quindi ha reso di più. Quindi questo è normale, secondo me è un Sì, giocatore credo abbia buono. fatto anche 10 assist lui, 10 assist Barella, cioè dei numeri Sì. che Ma lui impressionanti. tecnicamente è un giocatore In buono. chat c'è una domanda per lei, Scusate, in mister, chat arriviamo subito. si parla tanto di MVP. A parte voglio dire una cosa, sono contento dei miei centrocampisti, ma se hanno fatto 10 assist a testa è anche perché abbiamo fatto 4 partite 6-0 e quelli lì falsano un pochino i numeri veri, ecco. Volevo dire, per non farli esaltare troppo, che poi credono di essere forti. Calhanoglu continua a tirare addosso alle persone, il suo skill è quello lì. E invece cosa Lui ne se arriva pensa di davanti alla Lautaro? porta, tira contro il giocatore oppure tira poi appena fuori e ti fa rammaricare. C'è rammarico. C'è rammarico, come sempre, tanto rammarico vedo, mister. Ma qua ci fanno una domanda, perché non ha fatto entrare Lautaro nel secondo tempo? Ma Lautaro non era a disposizione. Non Ah. mi risulta, non mi risulta che sia venuto con noi a Bologna. Non c'era Lautaro. Non ha giocato. Si era fermato dopo il derby perché giustamente aveva già umiliato troppo il Stavo, Milan. devo dire che io ho guardato il Liverpool per tutto il secondo tempo, confesso, e ho fidato tutto ai ragazzi e mi sono un po' pentito, ma ha giocato Lautaro. Vabbè, comunque non ha giocato male Lautaro, ora non vorrei che c'è una narrativa sbagliata su Lautaro, soprattutto questa partita. Cioè, alla fine dei conti, il secondo tempo, il Bologna ha giocato in area, proprio, ma non in area a 16 metri, in area a 11 metri. Quindi a quel punto hai messo Dzeko e Sanchez, devono andare loro a prendere palla fuori, come si sa. Giustamente Lautaro aspetta una palla in area, poi comunque ha pulito bene i palloni, ha avuto un'occasione importante salvata da Teate, cioè non credo abbia giocato male onestamente Mi Lautaro. stai dicendo che ha fatto il raccattapalle, puliva le palle e le ripassava per le rimesse. Però noi Ma lo paghiamo tanti soldi. Cioè,
bisogna anche fare i conti poi. Infatti sta. Adesso fa doppietta Udine, fa doppietta Udine Lautaro, si riscatta. Speriamo. Allora, questa non era la sua partita. Non poteva essere la sua partita. È un giocatore che ha bisogno di spazi, quindi non è mai stato uno che si è esaltato negli spazi stretti, nelle partite chiuse. Non è un giocatore da partite del genere. Il problema è che l'Inter non ha alternative rispetto a lui, quindi è lì e lo mettono sempre. Anche se questo è chiaramente metterlo in difficoltà. L'Inter ha tre attaccanti, quindi Ma quattro. lui merita di giocare sempre. Il problema è il metodo di gioco, perché Sì. oggi era il secondo tempo, era veramente nascosto ai difensori. No. Poi per Si schiacciava troppo l'Inter verso il Bologna, cioè è stato proprio un quanto sia un problema giocatore di come. fisicamente solido, è comunque 1,74 m. Cioè, se tu gli Sì, metti con lo so. le Sì, hat ma o infatti. quegli animali. No, ma certo, ma oltre agli spazi in genere, spazi ampi, lui. Negli spazi stretti, io non direi che non, cioè, si salta abbastanza, dipende, ripeto, sempre dipende da chi gli metti accanto. Se gli metti un attaccante che non dialoga, un centrocampista e non dialoga, allora diventa un po' inutile, non, cioè non inutile perché magari ti tira fuori il cilindro, il coniglio del cilindro, però è un giocatore che dipende molto da chi gli sta accanto, questo assolutamente sì. È il problema principale dell'Inter da tantissimo tempo, il fatto che comunque c'è sempre questa impressione che Lautaro non sia sfruttato a dovere, onestamente. No, Cosa ne ecco, pensate di per questa esempio, questo, affermazione invece? io non sono per niente Non d'accordo, siete d'accordo? invece proprio no, Ma anzi secondo te non si Lautaro può no, io essere so. la stella di una squadra o deve essere la spalla della stella della squadra? Io Ne per avevo già parlato. me, io sono sicuramente la persona sbagliata per rispondere perché lo sapete Lo che so. però secondo me, magari ancora non lo è, però credo abbia tranquillamente il potenziale per esserlo. Sicuramente non è un ceiling cap ora, sicuramente no, perché anzi un ceiling riser, cioè è poco floor raiser e più ceiling raiser è Lautaro, perché è un giocatore molto associativo, molto molto, come ho scritto molte volte, è stato molto un'individualità molto forte, però allo stesso tempo si associa benissimo agli attaccanti e ai centrocampisti se gli dai la possibilità di farlo. Se invece deve giocare da solo, tra virgolette, non è quel giocatore che ti alza il livello della squadra, ancora non lo è, questo no. Però è un giocatore molto associativo sotto quel punto di vista, cioè se devo fare un paragone sempre con Lukaku, perché hanno giocato da poco insieme, Lukaku è il ceiling capper per eccellenza, il floor raiser per eccellenza, e Lautaro è il ceiling raiser per eccellenza e non il floor raiser per eccellenza, ecco, se devo dire questo. Però a Mi hai fatto Lautaro creare credo manchi, confusione con tutti questi termini del non so basket, non ho se. idea. Per me Se il dovessi miglior Lautaro. ricordare il basket 2 o 3 anni fa, adesso mi è andato in confusione Il miglior cioè, Lautaro si è dire visto con Lukaku, credo. Penso che di il miglior poter. Lautaro si è visto i primi 3 mesi di Inter di quest'anno, Dici? Vabbè. perché attacca, sì, attacca la profondità, Barella che ha fatto 7 assist solo a lui, poi è arrivato il gran momento di gioco, il focus è spostato su di lui e lì si è perso Lautaro, diciamo inevitabilmente. Io invece una stella non la Piacerebbe che vedo. ci fosse anche Marcello qui, così tu e Marcello potreste andare avanti 2 ore a parlare di Sì. Lautaro Lautaro si è visto con senza dire Sanchez. una parola contro Lautaro. Anche questo potreste fare. No, no, è vero, però sì, ma come dice anche Gabbe dai commenti, il problema è l'Inter, tra virgolette, è stato il grande periodo di gioco, perché poi Lautaro si è un po' eclissato dietro di lui. Inzaghi ha dato un maggior focus a Dzeko per la manovra interista, però ripeto, per me Lautaro è già ora pronto a essere la punta di diamante non di una squadra che vince la Champions, per dire di Certo, un Bayern, ovvio, no, di una non squadra come pensavo l'Inter, io può esserlo quello. tranquillamente, perché i primi 3 mesi di Inter me li sono proprio goduti per questo sistema che c'era attorno a lui, Questo può essere un sicuramente. punto, il Non so, fisico di gente. Lautaro. Vabbè, A lui dovrebbe essere, come stile di gioco, dovrebbe dipende. essere un simile Agüero, perché il Sì. fisico non è quello.
Il problema è che secondo me tecnicamente non è a quel livello. Vabbè, ma ad esempio Lautaro e il Chelsea farebbero una gran figura. Penso stessa cosa al City più o meno, Però stessa cosa cioè, al Liverpool, onestamente non... il Chelsea Sì. gioca con Werner che è un giocatore stra-associativo, cioè è associativo finché non arriva a 3 metri dalla porta, perché poi quando arriva a 3 metri dalla porta volano i missili in curva a Stamford Bridge. E quello è il Chelsea cerca una punta che sia una punta. Quello è, secondo me, per quello faticherebbe magari a stare al Chelsea. No, no, non è messo male fisicamente, per carità. Come il suo soprannome, è un bel torello fisicamente, anche se è basso. Però, secondo me, è meglio come, io lo vedo meglio come spalla di un attaccante più strutturato. Infatti, io lo vedevo, mi piaceva tantissimo quando giocava con Lukaku, che Lukaku si portava via le persone e lui aveva spazi per Pensa correre, che veloce. Lukaku non era neanche il compagno più adatto con cui giocare. Figurati, e giocavano così bene. A me piaceva tantissimo come coppia. Ma infatti se viene Dybala per dire, per me vedremo il miglior Lautaro di sempre, Perfetto. però E anch'io da la penso come te. Per me sei perfetto, Dybala. È l'upgrade di Correa, quindi per me sarebbe perfetto. Dybala e Lautaro sarebbero perfetti. E credo che anche Marcello, che citavo prima, la pensi come noi. E aspetta, ho Per visto me una cosa. Dybala Ah, non ha mai trovato la sua posizione. Per me Dybala avrebbe sempre dovuto fare la punta centrale. Per me Dybala, da quando era a Palermo, l'ho sempre visto molto meglio come attaccante alla Mertens. Per me quello è sempre stato il suo ruolo e non ce l'hanno mai messo, perché gli hanno sempre preso gente molto più... Prendeva sì, l'hanno ce l'ha messo solo messo in Sarri. condizioni di non poter avere quello spazio. Ronaldo, un Higuain lo mettevano in ombra sempre. Quindi per me il suo ruolo è sempre stato quello. Infatti Sì, al Palermo Dybala. giocava Vasquez e lui faceva la punta, nonostante Vasquez fosse alto 15 centimetri in più Ma per a fare. andare in periodi più recenti, ripeto, c'è Sarri che ha giocato benissimo con Dybala lì, però secondo me Dybala ancora non ha giocato proprio in un attacco a due, e lì secondo me sarebbe forse un po' tardi perché ha 28 anni con qualche problema fisico, però sarebbe l'ideale per Dybala Penso non ci vincere, sia staff quindi... migliore per curare Dybala rispetto al vostro, visto che infortuni non Sarà un migliore. nostro vanto, evidentemente. Assolutamente, sì, noi ne abbiamo avuti Sì. 100 No, milioni non di lo so, lo so. Non, sì. sensi. Non, no. Per la prima volta non era un attacco, No, era no, lo so. un Era il elogio. Milan. No, Uno no, lo so. staff No, è incredibile. che Era si invidia, parla era tanto di... invidia. Ma infatti dopo un po' queste cose, gli infortuni sono un po' calate, perché voglio dire, sarà un merito nostro se abbiamo un'ottima preparazione fisica, o anche molto banalmente. Non prendiamo giocatori con... Certo, poi è arrivato Correa che mi ha dovuto smentire, però finora l'Inter ha comprato solo giocatori messi bene fisicamente Vero. parlando. Cioè, per dire, De Vrij si è infortunato, chi si lamenta, voglio dire, si sa da sempre che De Vrij è un injury prone. Sì, ma infatti quando è venuto da voi si è sempre infortunato pochissimo, nonostante fosse un giocatore Sì. storicamente molto, cioè Esatto. sempre gestione Sì. perfetta. Eh sì, Dimo, qua era completamente ragione. Cioè, il Dybala del 2017, quello col Pipita, era una roba immarcabile. Era veramente il giocatore più forte del mondo. Tra i più forti del mondo, perché finché c'è Messi non può esserlo, però era veramente, non era a quel livello lì, però era un tier sotto, e poi non c'è più tornato a quel livello lì. Per me quello della stagione di Sarri è stato un giocatore però pazzesco. E tutti quanti parlano di quell'MVP. Come parlare di quell'MVP, come farlo passare per un MVP meritato? Per me quell'MVP è stato strameritato da lui, nonostante non avesse numeri, mi sarà fatto numeri buoni nella sua media, poco sopra la sua media o poco sotto, non lo so. Ci fosse Ronaldo che gli prendeva spazio e tutto, per me c'era un solo faro in quella squadra ed era Dybala, nonostante, vabbè, sia stato un anno particolare perché c'era il Covid, tutto quello che volete. Però lui, secondo me, ha giocato la migliore stagione in Italia, in campionato interno, perché poi nel 2017 ha giocato anche fuori molto bene. Secondo me ha giocato la sua migliore stagione in Italia quando ha vinto l'MVP, e per me quell'MVP è stato meritato, al netto di quanto si dica in giro che non era meritato. Per me se lo meritava. Aspetta, devo rispondere un attimo a Marco. Guarda, Marco, che tutto sport, dopo Barcellona, Juventus 0-2, 2-0, dice che Dybala era
nel di Messi lo stava superando, quindi Marco. cioè, non è, devi prendertela con me, devi prendertela con tutto sport e con il giornalismo sportivo, cioè io uso solo le loro parole. Era palese che fosse così. Quindi questa è la risposta. Ah, aspetta, dai, aspetta, prendiamo questa domanda qua che adesso abbiamo parlato di giocatori dell'Inter, potenziali giocatori dell'Inter. Ecco qua. Per me ci passa un'infinità che non è nemmeno idea. E per me non ci arriva mai a quel livello là. Perché Vinicius ha un'altra cattiveria in campo, Vinicius, rispetto a Leao. Leao, questa palla Leo. qua non ce l'avrà mai per me. E la pagherà perché c'è le partite in cui domina completamente. Come dicevo, ho rivisto la partita con la Lazio, ha fatto letteralmente quello che voleva, però ci sono partite in cui non ha cattiveria, cioè fa il suo dribbling perché l'uomo con il suo primo passo lo salta sempre. Non c'è un difensore che possa tenere lì quel primo passo che Bremer. Basta. Non lo so, non l'ha preso neanche Skriniar l'ha preso. Non lo so se Bremer lo tiene. Ma non si marca perché ha le gambe troppo lunghe. Ma Cioè, non ha è un nemmeno senso. Cioè io ho visto marcato da Skriniar che marca Leao. Non l'ha preso una volta, ma l'ha marcato bene, perché non ha fatto, sì, cioè ha no, fatto la quello che scrivania ha doveva fatto un fare. buon lavoro, sì. Perché non poteva intervenire. Cioè adesso io ho fatto ironia perché c'era il meme di delle quante volte Skriniar ferma Leao, e quindi mi sono messo a prendere un po' per il culo le Skriniar quando Leao l'ha umiliato, tra virgolette. Però Skriniar l'ha marcato benissimo perché sa che può concedergli quello e gli concedeva meno spazio possibile, però sa che tanto quel passo lì non lo tiene, non lo può tenere. Più che altro ho paura per lui, per questa sua poca dote di rifinitura e di finalizzazione. Più che altro perché a un certo punto, allora, giustamente i difensori devono, anzi, l'attaccante deve sfruttare quello che il difensore ti concede, almeno questo è quello che mi hanno sempre insegnato a scuola calcio. Quindi, ovviamente il difensore ti concede il sinistro che è il suo piede, però allo stesso tempo quella finta, quell'andare a sinistra di Leao è stato, cioè è il suo punto forte, quindi il difensore ti concede una cosa che è il tuo punto forte e secondo me dopo un po' i difensori se ne accorgeranno, quindi sarà molto importante che anche variare a livello di dribbling, cioè io l'ho visto contro la Lazio, la difesa schierata ogni volta andava a sinistra i difensori continuavano a dargli sto piede sinistro da cui è nata, sono nate tantissime occasioni, quindi Idola. sì, Marusic una volta ha lasciato letteralmente tutta la fascia, quindi diciamo che deve migliorare anche questa sua dimensione poco concreta, ecco, diciamo così. Infatti, Devi imparare a calciare, semplicemente devi bisogna imparare a calciare molto calciare. semplicemente, sì, esatto. Devi imparare a calciare. E scusami Dimo, hai ragione, era 3-0, ero convinto 2 perché ero fermo alla doppietta di Dybala, Chiellini credo fece che siamo l'altro gol. così. Mi Adesso vediamo chi pare. è, perché vediamo. Di testa. Sì, giusto, giusto, giusto. Però me l'ero completamente dimenticato. Vabbè, quello è stato il pick Allora. di Bala assolutamente, cioè non c'era. Sì, infatti devi cercare un pic nella storia, dicendo una partita singola in cui lui è diventato il più forte in quel momento, è quella. Anche perché quel Cioè, Barcellona era forte, non era un immagino Barcellona. che il Barcellona era forte, Era era quello forte. che aveva vinto 2 anni prima la Champions League con l'MSN, Però col già Brighton. scricchiolava. Sì, Vabbè, è no. stato lo stesso della rimontata al PSG. Immeritatissimo. Sì, era un Questo è il pochino numero di misterioso. Leao sui dribbling comunque, Ecco. mamma mia. È impressionante. È impressionante questo numero qua. Sì, la Sì, signature vabbè. è una roba bellissima poi da vedere, cioè è proprio bello da vedere Leao quando c'ha la palla al piede e per poi schiantarsi addosso a quello di fronte. Non è che si schianta addosso, ne ha 5 che gli sono di fronte a lui, perché il Milan non riesce a togliergli il raddoppio o il triplicare Il o il trequartista non c'è, alla destra portava i triplicare. frigoriferi. Esatto, è quello, è esattamente quello. Fate entrare l'avvocato di Leao. Ma sei uscito, avvocato di Leao? Aspetta che ti faccio entrare. Leo non ha No. bisogno dell'avvocato, si difende da solo.
Eccolo qua, è dentro l'avvocato di Leao. Il mister non c'è più perché è andato a fare la doccia anche lui, ma c'è l'avvocato di Leao quando vuole dire qualcosa. Bella l'ultima domanda. Oggi è arrivata almeno l'ora di chiesa, meme a parte. Beh, non lo Allora, so, cioè, chiesa, chi lo sa. sono qua con i. Ero qua con l'avvocato di Leao, ero qua con l'avvocato di Leao, non so se si sente, e io vado che non volevo perdere anche il pullman, capito? Quindi vado via. Rimane l'avvocato che ha sentito delle cose che non gli sono piaciute, parlavamo e voleva dire un po' la sua. Aspetta, la salutiamo Dimo e poi facciamo parlare l'avvocato. Ciao Dimo, abbracciamo tutti Rafa e ci sentiamo la prossima volta. E la WeGo Associazione Associati, se vuole dire la sua arringa difensiva, completa disposizione. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la WeGo Associated nasce per difendere i giocatori di talento, quelli che surfano in campo e non quelli che picchiano come altri giocatori, che invece al Mister, che adesso è andato via finalmente, quindi possiamo parlare di calcio vero, con la F. Allora, il problema è che Leao, in realtà voi lo state giudicando un po', fa arrabbiare tutti perché dovrebbe migliorare le conclusioni, però in realtà è nettamente il giocatore più forte del calcio italiano in questo momento e il secondo è veramente distante da lui, sia per talento che per impatto in campo. Se facesse anche i gol, gioca con una squadra che ha un centravanti anziano, un giocatore impresentabile dall'altra parte e dei centrocampisti che non fanno mai gol. Quindi fondamentalmente se lui avesse delle altre minacce vicino sarebbe devastante. Immaginate lui che gioca con Benzema e Rodrigo o Benzema e Vinicius. Perché lui potrebbe giocare tranquillamente a destra, cioè non è che Leao fa fatica, nell'Ila ha giocato un sacco di partite a destra, per cui tutto qui, quindi prima di parlare di Rafa, al di là del fatto che da inizio stagione sento dire, ed è una cosa che abbiamo preso in carico noi dell'associazione, insomma dello studio, sento accostarlo a Chiesa per 2 partite giocate in un europeo, che ha un quinto del suo talento, a Perisic che è un giocatore interessante, ma in comune hanno il doppio passo, poi basta, e magari i cross sbagliati. Per il resto, secondo me, è nettamente il giocatore più forte del campionato. Poi vediamo. Per me sta già con Milinkovic-Savic, però cioè, forse è Ma più Milinkovic anche impattante. l'altro giorno ha fatto una partita, secondo me, molle. Ha fatto delle belle fa le solite belle giocate, ma Io poi ha credo che giocato con il Milan non molle. abbia mai giocato una bella partita a Milinkovic-Savic. Cioè, non ricordo Ha mai fatto una il partita a gol, Milinkovic-Savic. ha fatto un bel gol, ha fatto un bel gol e poi non ha fatto più nulla. Dopo non ha fatto quasi più nulla. Ha toccato qualche buon pallone, ma fa fatica. Ma anche lui gioca circondato da dei disperati, perché fondamentalmente è l'unico che può creare qualcosa in quella squadra. Luis Alberto è l'ombra di se stesso. Immobile va solo in profondità, vabbè, aiuta, fa gli scambi, però si tuffa nel 90% dei casi. Io l'altro giorno sono rimasto impressionato da quanto si sia tuffato Immobile. Immobile si buttava dopo aver passato i palloni, è una cosa che io ho visto raramente. Io credo che la scena più bella di Immobile che abbia in mente è quella contro il Belgio, in cui Immobile si butta per terra, segna l'Italia, lui si rialza e va a festeggiare. È una scena meravigliosa. Bellissimo. Sono d'accordo comunque sul fatto che possa essere il giocatore più forte della Serie A. Perlomeno tra quelli offensivi, metterlo a paragone con un difensore non ha nessun senso. Però, per la domanda che mi hanno fatto in chat, per status, qual era la domanda di Chiesa? Non la ritrovo. Allora, aspetta che la È recupero arrivato almeno a livello io di Chiesa come qua. status. Io credo Chiesa, anche quando ha vinto gli scudetti, ha vinto scudetto con la Juve Chiesa. Non me lo No, ricordo neanche, non l'ha mai vinto. Ah, in ogni caso, credo non sia mai stato il giocatore. Se il Milan vince la Serie A, Leao può tranquillamente vincere MVP. Io credo che Chiesa non sia mai stato neanche vicino a quel livello, sinceramente. Ma soprattutto per impatto nella squadra. Ha giocato un europeo molto buono. Con l'Austria non siamo usciti, con la Spagna non siamo usciti per merito suo, con l'Austria anche, però mi sembra che ci siano veramente, come ha detto Manolo, 5 categorie di differenza a livello di talento. Quindi A livello di sì. talento sì, però io ricordo che l'anno scorso Chiesa ha giocato una stagione soprattutto in Champions impressionante Però per sì, me. ma Anche anche ha in fatto campionato, solamente cioè, gol quello è in Champions, assurdo. ha fatto un gol che non contava e poi ha fatto i gol solo col Porto.
Cioè, ha giocato un'andata e ritorno. Ha giocato un'andata e ritorno, bravissimo. Bene, ma Allora, Dybala, sì, cioè, non ma in un so. contesto, comunque abbastanza disastroso, perché comunque i gironi della Juve erano un work in progress di Pirlo ancora, cioè voglio dire, ora non voglio discutere sul paragone Leao-Chiesa, anche perché sono circondato da milanisti, no scherzo ovviamente, però comunque non vorrei passasse Chiesa il classico cavallo che va, anche io lo criticavo prima, però secondo me ha fatto uno step mentale importantissimo. Cioè, all'Europeo ha giocato Sì, con ma una fa consapevolezza assurda. meno gol di Leao, quindi poi dopo quando tu parli con qualcuno dicono, eh no, ma Chiesa però gioca più a tutto campo, e vabbè, allora devo dare ragione. Leao quest'anno ha fatto 9 gol, Chiesa credo che ne abbia fatti 10 l'anno scorso, 9 con la Juve, 8. 8, Il campionato ne ha 8, fatti ecco. 8, poi gli ha fatto 8 2 gol, 8 in gol e 8 a. 32, Sì, 8 8 gol, 8 gol e 8 assist. assist ha fatto, 8 gol e 7 assist. Ha fatto i numeri della migliore stagione di Ante Rebic. Ha fatto i numeri delle migliori stagioni di Calhanoglu. Cioè, quindi Chiesa rende come una seconda punta perché era chiamato a essere il secondo terminale offensivo dopo Ronaldo, perché Morata se giocava si doveva solo sbattere, Dybala era sempre rotto e il terminale offensivo era Ronaldo che impegnava tutti e poi arrivava Chiesa con le imbucate. Secondo me Chiesa è un po' sopravvalutato perché è un giocatore che è molto generoso, molto forte e che dà tanto, quindi tende a piacere. È difficile che non piaccia Chiesa. Chiesa dà il massimo. Leao sembra svogliato, quindi magari dice, potrebbe fare di più, quindi non mi esalta più di tanto, ma c'è veramente un abisso. Per la risposta a Marco che chiedeva che cosa definisci talento, esatto. Non credo che ci sia tanto bisogno. Cioè, Chiesa se fa la rovesciata che ha fatto Leao con l'Atletico Madrid, secondo me si spezza una gamba. E Chiesa non fa un doppio non fa un doppio passo con la tecnica di Leao. Non tocca la palla di suola come Leao, guarda per terra, è un cavallo, cioè, non lo so, è proprio un altro livello, è come dire Calhanoglu e Rui Costa, cioè, per bellezza del gesto, è un altro mondo, non lo so, Papu Assolutamente. Gomez e non lo so, Ma di più non mi viene in mente nessuno. Papu Gomez e no, dobbiamo trovare Ebrahim Diaz per tirare in porta, Ebrahim Diaz poteva essere un Papu Gomez, ma non fa niente, quindi Non possesso Chiesa in un'altra categoria. No, beh, ma questo per carità, Leao, essendo può essere uno che si sbatte molto di più, però se dobbiamo parlare di quello che è il loro lavoro. Altrimenti Mandzukic era meglio di Higuaín perché si sbatteva molto di più in un possesso. Ovviamente è un paragone che non si pone Sì, nessuno. oddio, io le ho visto correre, Esatto, recuperare no, per palloni carità. con le spallate e fare Sì. giocate. Cioè, Chiesa è un giocatore che è perfetto per mettere per metterlo dall'altra parte. Cioè, Chiesa e Vlahovic sarebbero stati due giocatori che servivano al Milan per fare la squadra perfetta per vincere un campionato. Ne ha presi la Juve, quindi chiaramente Chiesa va bene al posto di Salemaker, ma Chiesa al posto di Leao, io penso che nessuna squadra al mondo potrebbe mai scegliere Chiesa al posto di Leao, ma nessun soggetto individuo al mondo. Anche se dici mi serve Chiesa, trovo un altro Chiesa. Cioè, ma perché un altro Leao faccio più fatica. Leao, cioè, per me, poi. No, Ma anche concordo. senza... Ah, esatto, ma sono d'accordo. Io poi Ma anche quoto senza palla, completamente la ragazzi, ma frase di. scusate, ma a Venezia lui fa il backdoor dietro e mette Ibra col tiro in porta. L'altro giorno il movimento è una corsa in profondità, salta l'uomo e appoggia per Giroud. Cioè, alla fine, l'altro giorno riceve una palla da centravanti, si gira, salta l'uomo e tira in porta. Cioè, secondo me ha fatto più o meno tutto, ci mancava solo che andasse a destra. Per me domenica ha fatto forse la miglior partita che abbia fatto nel Milan, poi non ha segnato. Tra l'altro ha fatto anche un altro numero, ha tirato estracosce e l'ha messa in corner. Sì, Non so, sì, sì. io Ha non ho mai visto Chiesa giocare a livello fatto di quel Leao, numero lì poi che per me va mi bene sembrava tutto. Henry in quel momento, in È rientrato sul quel giro sinistro. al tiro. Sì. Leao è proprio poco attento, mi dice Marco, ho letto. Sì, ma oddio, a parte che quest'anno è molto più attento degli altri anni dietro, cioè il suo sacrificio è molto più alto rispetto a quello degli altri anni, ma ha anche un carico offensivo che hanno pochi giocatori in Italia. Perché ripetiamo, come abbiamo già detto prima, il Milan gioca con un'ala destra che non esiste, un trequartista che ha, come l'ha definito Vaccariello, la sclerosi multipla, e un centravanti che ha 36 anni. Quindi è normale che non possa essere più attento di Se giocatori che fosse hanno. attento sarebbe Esatto, sarebbe sarebbe il Giggs. giocatore più
sarebbe Cristiano Ronaldo, nel senso che Esatto, esatto. la qualità tecnica ce l'ha. Allora, se Sì. fosse più attento e riuscisse a calciare meglio in porta, allora vabbè, insomma, E anche se avesse sei più che polmoni, beh, ci altro. servirebbero per fare, per correre come dovrebbe correre, Più per che superare altro io Lazio. vorrei vederlo più in una squadra che gli dà, in cui diciamo, si esalta la qualità dei dribbling, delle giocate più che la quantità. Ecco, diciamo che è sempre difficile fare il passo in cui massimizzi il tuo potenziale. In una squadra, ovviamente voi dite giustamente che da solo Leao fa l'attacco del Milan, è giustissimo perché non hai compagni adatti per giocare. Io Però è anche. non sono d'accordo su questo, eh. Che sia il più forte, sì, ma che lo faccia da solo, io non sono d'accordo, ad esempio. Vabbè, ovviamente è un'iperbole, poi ne discutiamo, No, ovviamente. no, È per cioè. dire. Sì, no, ma è per dire solo che comunque in una squadra in cui ha più palloni da condividere, vorrei vederlo anche se massimizza il suo potenziale, perché di quello si parla. Poi andare in una squadra con altre ambizioni è sempre un bel punto di domanda. Io credo che basterà aspettare qualche mese perché il Milan è trequartista forte, l'ha preso anche. Adli l'ha preso, Adli la palla sa tenere. Non è Brahim, soprattutto è 1,87 di giocatore, non 1,65. Adli farà panchina al titolare che viene comprato, così Adli com'è. a quanto ho capito Così non come è un il titolare lo vogliamo a trequartista. destra. No, Per me Milan non però. funziona con questo schema, ma col 4-3-3 comunque. Adli Può secondo me è più una mezzala, per quello che darsi. ho visto io. Esatto, esatto. Che Io quando l'ho visto comunque. giocare mi è sempre sembrato un trequartista abbastanza puro, passo compassato e palla al piede stretta. Però vediamo come giocano comunque. Però comunque il Sì, Milan, se però gli non a mette... tiro. Tu l'hai visto tirare, tira delle ciofeche che No, sono no, vero, no, imbarazzanti. gol non ne ha. Però comunque dai, un 2001, 2-0, non lo so, non me lo ricordo di che anno Pare è, credo sia un 2000. 2000. Sì. Marco dice che potrebbe andare al Real, ma sogna che vada al Barcellona, perché sarebbe un giocatore esattamente da Barcellona, Leao. Comunque, non so, non hanno soldi per fare mercato, penso, quindi non lo Quello lo sanno. prenderanno. Notizia di oggi è che stanno trattando Romagnoli. Tutti i nostri scarti. Alla fine eravamo scarsissimi. Calhanoglu è andato all'Inter, che sia al Barcellona, Il Donnarumma al Milan ha Paris tre Saint-Germain. diffidati. Ha tutti i difensori diffidati il Milan. Vedrete che andrà a giocare con l'Atalanta, con Gabbia e Calabria. Sarà Finisco così. io in gabbia se andiamo a giocare con Allora, loro. aspetta, riprendiamo un attimo il filo del tutto, non parliamo troppo solo del Milan. Allora, Come parliamo solo del Milan? questo. Avete parlato solo dell'Inter fino adesso? giocato oggi? Allora, quando si decide il campionato per voi? Non si decide, spero venga sospeso, non finisca. No, scherzo. Per me non lo so, però la prossima partita secondo me sarà molto indicativa. L'Inter gioca in un campo difficile, molto difficile, contro una squadra che, come il Bologna, non ha nessun obiettivo, e gioca spensieratissima e soprattutto è in forma pazzesca l'Udinese al momento. Poi magari vince 6-0 l'Inter, che comunque è molto più forte. Però secondo me il prossimo turno dirà molto. Il Milan gioca contro la Fiorentina, che oggi ne ha presi 4 e è la terza partita di fila che perdeva oggi. Quindi secondo me il prossimo turno potrebbe essere, non, matematicamente no, chiaramente, perché non può finire, mancano 12 punti. Però secondo me il prossimo turno dirà veramente tanto su come andrà il Beh, campionato. sarebbe bella una cosa, ma non diciamo niente. Arrivare a pari punti e vincerlo a pari punti con loro. No, 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 Mi dovete far no, morire sto parlando proprio di così, risoluzione. però, Madonna. Loro ci No, resterebbero vabbè, Luca, male. scusami, Ma ci muoio anche io, ma però. in questo momento sei a più due, no? Sei a più due. Al momento il Milan dovrebbe, non deve, cioè io non le guarderò le partite dell'Inter, io guarderò le mie e saprò che posso fare un pareggio. E il resto le devo vincere, quindi spero di fare il pareggio più tardi possibile e di vincere le altre. Se io vinco le prossime tre, sono quasi sicuro di vincere il campionato, perché poi l'Inter le deve vincere tutte, quindi se poi le vince, bravo, cioè, nel senso, però tu adesso hai il break, puoi anche sbagliare una partita pareggiandola, quindi insomma un po' di vantaggio ce l'hai e io preferisco stare così. Cioè, Altro, questa è la prima volta in dipende cui dal il Milan Milan. può ammazzare il campionato. Cioè, questa è Ma veramente la come lo prima ammazza? Non lo volta può in ammazzare. due anni. Come lo No, ammazza? Non lo vabbè, può dico, ammazzare perché. dipende da loro. Ora dipende da loro. Vabbè, ma Cosa vuoi? a due punti di vantaggio dipende dall'Inter, perché in ogni caso, cioè, se anche le vinci tre, comunque l'ultima la devi giocare, cioè non puoi lasciare nessuna partita. Chiaro, se l'Inter No, lascia dei certo. punti, se tu vinci le prossime tre, vai a Sassuolo a festeggiare. Nel caso sarebbe bello, anche perché uno magari va un po' stressato.
d'accordo. E c'è biglietti già per Milan-Atalanta, vediamo. Ma Milan-Atalanta non si decide. Secondo me si arriva fino alla fine, proprio fino all'ultima. Poi non Beh, so se dai, da una insomma, parte diciamo o che dall'altra. ci sono dei motivi perché c'è Verona, c'è Atalanta e c'è Sassuolo. Per tre motivi diversi hanno tutte e tre hanno un significato. Verona ci è costata Uno almeno due scudetto. scudetti, Ho l'Atalanta, pensato al progetto mio padre oggi. Gasperini saltava sul 5-0 e a Sassuolo hanno rinnovato Pioli. Quindi sono tutte e tre richiami interessanti. E poi Sassuolo è l'ultima partita che abbiamo perso in campionato. Quindi voglio dire, dopo un girone, cioè non mi risultano le altre due sconfitte. Ecco, quella con Napoli e lo Spezia non le considererei, per cui. No, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, facciamo così, mi segnalano che il tempo è passato un'ora Scaduto. e mezza, è scaduto, sta passando, è passato quasi un'ora e mezza e quindi mi fanno tic-tac come Pedrarol del Ciringhito. E niente, allora andiamo alle fasi finali, vi saluto tutti, però prima di salutarvi vi rifaccio un breve recap di tutto il nostro progetto. Allora, qual sito internet, pagina Instagram, pagina Facebook, pagina Twitter, pagina YouTube, Spotify per il podcast che uscirà settimana prossima. Oggi invece è uscita la live di Marco Lai relativa alla partita Manchester City-Real Madrid, che potete recuperare anche su YouTube e su Twitch ancora fino a domani. Abbiamo anche l'account TikTok in cui vedo pubblica un reel dietro l'altro, quindi va solo spinto. Detto questo, c'è anche possibilità di aiutarci facendo l'abbonamento con Amazon Prime, e quindi senza spendere un centesimo, fate la sub con la nostra pagina Twitch e ci aiutate a crescere. Detto questo, arriviamo ai saluti conclusivi e vi ringrazio ragazzi, ringrazio Mister Inzaghi, ringrazio lo studio associato WeGo, ringrazio Marco Ciao, ciao a che tutti, ciao a tutti. Ciao. ha sofferto parecchio a venire qua stasera e apprezzo tantissimo il tuo coraggio e essere riuscito a stare qua tutta la sera. Io però, ti giuro, sono stato qua dopo Milan Spezia, quindi siamo pari. No, assolutamente giusto, ormai E non grazie comunque potevo. per la Figurati, ci tua mancherebbe presenza. quando volete. Certo, assolutamente. Anzi, noi stiamo cercando di programmare una live di duello fra Ronaldinho e Neymar. E quindi stiamo cercando le due persone. Se siete interessati, se avete da chi schierarvi e volete farlo, ci scrivete e noi prendiamo in considerazione. Va bene. Ok. Finito tutto, adesso posso veramente chiudere. Ciao ragazzi, grazie a tutti per averci seguito, grazie per le domande e alla prossima. Ciao Luca. Ciao a tutti, Ciao ragazzi, grazie. ciao a tutti.